Il gioco dell'alternanza non funziona, nel Napoli non ci sono campioni dello stesso livello o quasi, qualcuno riesce a correre per 90 minuti, qualcun altro si arrende molto prima, qualcuno mette in mostra il colpo di genio, qualcun altro fa quello che può, soprattutto quando il livello non è compatibile con la massima serie. La squadra partenopea non esce soddisfatta dal pareggio interno contro la Lazio e proseguono le prestazioni in chiaro scuro, segnali già evidenti da una settimana contro il Milan a San Siro e contro la stessa Lazio giovedì scorso in Coppa Italia. Nei convulsi minuti finali al San Paolo succede di tutto. Il gol decisivo di Hamsik al 48esimo con deviazione di Kolarov che blocca il punteggio sul 2-2 viene subito dopo l'espulsione di Blasi per doppia munizione ed anticipa appena le espulsioni di Reia e Stendardo, entrambe per proteste e il mancato svolgimento del terzo tempo. La panchina del CT Goriziano ha tremato e forse sta tremando ancora, ma lui dichiara che non è intenzionato a dimettersi, sono soltanto balle, ha dichiarato ieri ai giornalisti. Una squadra che risponde a 24 punti in classifica non si può chiedere di più, ma il presidente De Laurentiis vuole di più e lo dimostrano i momenti di tensione che si sono registrati nello spogliatoio proprio tra l'allenatore e il massimo dirigente. Una discussione accesa davanti ai giocatori che potrebbe avere qualche esito anche nelle prossime ore. La gara di ieri si era messa subito nel migliore dei modi per la squadra di Reia. Gli azzurri trovano infatti il gol del vantaggio con Hamsik dopo appena 4 minuti dall'inizio. Una manna della quale saper approfittare. Ma non bastano gli sforzi di pochi come Lavezzi, Blasi, Domizzi e lo stesso Hamsik. Ed è così che la Lazio si impossessa ben presto del centrocampo con il suo solidissimo modulo tattico. Delio Rossi schiera in difesa Stendardo al fianco di Siviglia, sostituisce l'infortunato Zauri con Kolarov e tiene Tare al fianco di Pandev e Rocchi in panchina, pronto a subentrare. Reia al posto degli squalificati Gargano e Zalajeta mette in campo Blasi e Sosa. La Lazio macina gioco e quando arriva tra il 25esimo e il 30esimo il suo micidiale 1-2 firmato Ledesma Pandev, nessuno si meraviglia per quello che sta accadendo. Nella ripresa Reia fa entrare dalla Bona al posto di Savini, riassesta tatticamente la squadra con un più concreto 4-4-2 che riequilibra immediatamente la partita. Gli azzurri creano occasioni di gol a ripetizione e in questo frangente che esce fuori la figura di Ballotta, il quale diventa protagonista assoluto della partita, parando e bloccando tutte le occasioni della compagine partenopea. Quando mancano solo 2 secondi al termine, però, Hamsik scarica l'ultima bordata, Kolarov è sulla traiettoria e la devia, beffando il suo stesso portiere, che forse sarebbe arrivato anche su quell'ultimo pallone della partita. E mentre la squadra azzurra prova a rivedere i suoi errori e De Laurentiis si sfoga in privato con il suo allenatore, la curva B ironizza sull'emergenza rifiuti con questa scritta: mercato di gennaio, ma quali giocatori per salvarci un immediato acquisto? I termovalorizzatori.